Ciao a tutti, allora oggi ho deciso di farvi vedere un libro che ho a casa di praticamente di tutta la storia del Piemonte a fumetti, cioè questo libro qua. Come vedete, bello spesso, ovviamente non vi farò vedere tutte le pagine, ma essendo che parla comunque del Piemonte e c'è anche di mezzo Torino, ovviamente è una cosa proprio adatta a questo tipo di canale di pagina. Però voglio partire prima dalle ultime immagini perché sono proprio tipo i simboli dei vari luoghi del Piemonte, che sono questi praticamente. Aspettate, eccolo qui. Poi lo renderò sia verticale che orizzontale questo video, quindi non so poi cosa verrà effettivamente. Quando farò in verticale lo trasformerò. Però ho ritenuto che era una bella cosa da mostrarvi. Anche perché questo libro in realtà lo volevo già buttare vari anni fa. Poi mio padre non ha voluto. Ha detto me lo voglio tenere io. Anche se poi alla fine non l'abbiamo mai letto. Però qui vedere tutta la storia del Piemonte a fumetti è un qualcosa di particolare. Poi soprattutto ci sono molte persone che amano i fumetti. Come avete visto, ho creato anche in passato dei video in stile fumetto, che io stesso sono diventato un fumetto in bianco e nero, ma poi potrò diventarlo a colori, chi lo sa, con altri effetti speciali. Ma così almeno si può vedere cosa combinavano questi personaggi. Ad esempio, vediamo un po' se ci sono delle immagini un po' più decenti, perché non tutte le posso inserire. Allora, vediamo che sto scegliendo. Anche perché in maggioranza dei casi fanno sempre battaglie. Ah, qui c'è Palazzo Carignano. Aspettate, che qua è un po' scomodo perché è lungo e largo. Vedete le immagini? Eccolo qua. Qui si vede la cartina geografica. Qui invece, vediamo cosa c'è scritto. C'è la leggenda dei simboli e dei colori. Ad esempio, il verde fa vedere, ad esempio, il Ducato di Savoia fino al 1601. Ducato di Milano è un giallo. Poi c'è la Repubblica di Genova che era tipo rosa. Repubblica di Venezia fa vedere che è un azzurrino. Poi ci sono i Marchesato di Monferrato. Acquisti di Savoia del 1601. Fa vedere 1615, 1631, queste cose qua. Poi fa vedere tutte. C'è scritto qui intorno praticamente tutte le battaglie e assedi. Qui ci sono altri disegni. Vedete? Oppure, qui ci sono altre immagini. Eccoci qui, e qua sto facendo una fatica perché il telefono devo tenerlo alto per averlo puntato bene in faccia, quindi un po' difficilotto questo qua. Altre immagini. Quindi devo alzare pure sulle punte della dita. E poi vediamo. Ogni tanto qualcosa la devo far vedere perché sennò a cosa serve? Vedete, ci sono tutti i dialoghi di tutte le varie cose. Sicuramente l'avrete comprato magari anche voi qua a Torino, nelle edicole. Quindi qui si vede il re.
Eccolo qua. Insomma, è un qualcosa di interessante perché se uno vuole conoscere bene la storia, in pratica, insomma, di tutto il Piemonte, infatti qua fa vedere la carta storica dell'epoca romana, che è praticamente questa qua. Fa vedere. Spiega corrispondenza dei nomi dei luoghi antichi. Mi sembra, ma è un po' pesantino, questo, un po' pesantuccio sto libro. Allora, infatti qua c'è scritto Piemonte e Piemontesi, una storia del mondo a fumetti, è stata pubblicata in Francia dalla prestigiosa Larousse. E qui parla di tutta la storia. Poi, sarò più veloce, non voglio stare troppo sul tempo. La storia del Piemonte è stata disegnata in una sequenza di strisce da Nisi Manara, autrice di importanti fumetti, lodata soprattutto per l'ambientazione e l'architettura è meticolosa anche nei minimi particolari. E insomma, qui fa vedere tutte queste cose qui. Ah, ecco. E qua ci sono anche nella prima pagina le altre bandiere. Eccole qua. Visto? Eccoci qua. E infatti anche dietro, sempre storia del Piemonte a fumetti. In pratica, questo era una cosa che vi volevo mostrare. È stato un po' faticoso, un po' per, diciamo, la sua forma, che comunque teniamo conto che è abbastanza larga e spessa, quindi è stato un po' complicato anche perché la telecamera era un po' più alta, quindi è stato più difficile da questo punto di vista, a livello da muoverlo per vedere di filmarlo. Non so se siete riusciti a captarlo. E quindi in pratica io adesso spero che questo video vi sia piaciuto e niente, così almeno ho potuto condividere qualcosa di particolare. Mi sono divertito a farlo e niente, poi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!